sempre più curati anche i video, no? Mm-hmm. Avete visto di Susan Evangelist. Eccola qui, Jane Mansfield, che appunto sapete che ha soli 34 anni è morta. Qui la vedete con Sofia Loren che fa questa faccia un po'. Non so, stai guardando il seno, magari è troppo scoperto. No? Ecco, Marty McCurry, che è lui, che attualmente fa anche appunto questi incontri dove spiega anche come utilizzare gli strumenti. Lui è tastierista in questo caso, quindi sentite che c'è un impianto sonoro molto robusto anche a livello di tastiere, ed è anche violinista. Molto probabilmente l'avete sentito anche negli anni 90 con un'altra band, vi ricordate i Therapy? Di Nowhere, avevano fatto anche una cover di Diane, degli Oscar Du. Ecco, lui era il violinista all'interno appunto dei... E c'è come questa bangra, no, che avete sentito, è a cura di questo musicista che è Talvin Singh, che appena 2 anni dopo sentiremo anche in debut di Björk. Quindi vedete che ci sono già qualcosa che anticipa. E poi soprattutto, riallacciandoci appunto da Atomica Bionda a Marie Antoinette, appunto canzoni di Susie e dove trovarle, Kiss Them For Me è stata inclusa anche in un episodio della serie Daria di MTV, quindi è entrata veramente anche questa nel mainstream, più mainstream. Ecco, vedete appunto le mutazioni anche da una ragazza ribelle del 1978 a una signora della canzone che cambia e soprattutto influenza sia artisti, altri artisti musicali, che anche al di fuori del mondo della musica. Per esempio Tim Burton, che la vuole assolutamente, vuole una sua canzone per la colonna sonora di Batman Returns, 1992, che lei offre Face to Face per la colonna sonora. Ma vedremo che poi influenzerà anche il mondo della moda e anche della fotografia. Arriviamo all'unico duetto della serata, con Stephen Patrick Morrissey, l'ex cantante ovviamente degli Smiths, perché i due nel 1994 pubblicano una cover di una canzone del 1968 di tal Timmy Euro. Timmy Euro, sapete che era in realtà si chiamava Timotea Aurro, era nata a Chicago ma di genitori molisani, ha avuto successo soprattutto con una canzone. Noi in Italia ricordiamo una sua canzone, principalmente, che è Heart, perché l'ha rifatta Fausto Leale come A Chi. La canzone però che vi faccio sentire non è A Chi, ovviamente, ma è Interlude, quindi una canzone del 1968 cantata da Timmy Euro. Come nasce questa collaborazione tra i due artisti? Allora, Morrissey da molto tempo vuole collaborare con Susie e vuole registrare una cover con lei e le propone diverse canzoni di John Warwick, comunque brani sempre sentimentali anni 60. La scelta cade appunto su Interlude di Timmy Euro. All'inizio le cose funzionano, insomma, nel senso che si ritrovano a registrare la canzone, d'amore d'accordo. I problemi nascono quando devono girare il video, che non verrà mai girato. Questo perché tra i due, insomma, ci sono scintille, lui a tutti i costi vuole uno scenario con la bandiera dell'Inghilterra, lei assolutamente non vuole alcun riferimento che possa essere considerato nazionalista all'interno di un video in cui c'è anche lei, e quindi insomma succede che la Amy a un certo punto, spazientita perché l'etichetta di Morrissey, fa uscire questo brano così invernale nell'estate del 94, quindi ammazzandolo. In realtà arriverà al 25° posto in Inghilterra, quindi neanche poi così male. La cover è riuscita, però ecco, non so bene che cosa sia successo tra i due, tant'è che se voi andate a vedere delle raccolte più recenti di Morrissey, trovate Interlude senza Susie, quindi nel The Very Best del 2011 c'è una versione solista, quindi non so se ci siano addirittura battaglie legali o cose del genere, quanto sta che non c'è un video ufficiale. In realtà comunque qui questo è un video che è stato ricavato con scene di altri film in bianco e nero. La canzone è una classica canzone sentimentale degli anni 60, non tra le più abusate, ma comunque ha il suo fascino. Molti anni dopo Interlude verrà ripresa anche da Diamanda Galas, quindi negli anni 2000. Quindi anche qui siamo su un altro video.